bello quest'anno e come mai hai cambiato il nome? Allora, il nome è cambiato perché noi siamo partiti con la prima edizione e i blog erano il fenomeno dell'anno e del momento. I blog nel frattempo sono diventati delle cose ancora più importanti, chi una testata come quella di Luca Sofri, chi dei libri, chi delle trasmissioni televisive, però nel frattempo non si è più identificati dal fatto che in rete, dal fatto che hai un blog. Adesso puoi essere identificato con il tuo profilo Instagram, con la pagina Facebook, con il tuo canale YouTube. E allora Festa della Rete, visto che prima o poi dovevamo cambiare un nome che era diventato obsoleto, ci è sembrato il migliore. Poi su quello che succede, succede di tutto, ci sono 291 relatori diversi, non so quante ore di incontri, dibattiti, aperitivi, feste, 10 location diverse qui a Rimini e tanti eventi del programma che non riesco a contarli. Però i temi maggiori, cioè i macrotemi sono food, fashion and beauty, economy, genitori e bambini, e poi abbiamo media, cioè televisione, giornali, internet, e una categoria chiamata fuori dove abbiamo messo tutto quello che non rientra in questi macro temi. Benissimo, grazie Gianluca e un saluto ai lettori di Media Comunicazione. Grazie a voi, ciao!